Io Libero lo ricordo piccolissimo, sì. Riccio, pieno di ricci, occhi azzurri, un bel bambino, sì, un bel bambino, sì, aperto, anche allegro. La mamma noi conoscevamo bene. Sì. La mamma era legatissima a Paternopoli, infatti è voluta rimanere qua anche dopo. Siamo a Paternopoli per l'ultimo saluto all'attore Libero De Rienzo, che è stato seppellito nel piccolo comune irpino. Abbiamo ascoltato il sindaco, il parroco e alcuni amici di famiglia. Sindaco, oggi l'ultimo saluto a Libero De Rienzo. La famiglia originaria di Paternopoli, papà Fiore, è noto a tutti, è molto legato a questa comunità, frequenta spesso Paternopoli. Circa 20-25 giorni fa è stato proprio qua, è stato ospitato, alloggiato presso la nostra comunità, quindi viene a trovare puntualmente i suoi vecchi amici. Questo che è successo è stato un qualcosa non calcolato e quindi la comunità di Paternopoli ci è rimasta un poco male. Chiaramente ci stringiamo alla famiglia e oggi cerchiamo di accogliere la sua salma, riconoscendogli quello che Libero è stato. Don Rocco è Libero, riposerà a fianco della madre e del nonno nel cimitero di Paternopoli. Sì, questo pare che sia un espresso desiderio appunto dei familiari, poi anche perché questa comunione spirituale tra noi e quelli che sono passati non si interrompe, quindi è anche un bel gesto questa cosa, ecco, di ritornare qui nella sua terra insieme appunto alla sua famiglia anche terrena. È uno degli attori più versatili che ci fossero. È un ragazzo impegnato e schivo, ma bravissimo. Voglio stargli accanto, voglio dargli un abbraccio, che immagino il dolore e la sofferenza di questi momenti, quindi sono qui per lui e per fare una preghiera per questo ragazzo. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Madre della Consolazione, prega per noi.